questi ragazzi, quindi le volevo chiedere come si fa a farli interessare e quanta consapevolezza sul futuro hanno. Intanto ringrazio, ed è un ringraziamento dovuto ma altrettanto sentito, per questo invito in qualità di prorettore alla terza missione, cioè i rapporti verso l'esterno dell'università. È un'occasione per noi importantissima di confronto con una realtà, quella della logistica e del trasporto, che meglio di me, voi sapete benissimo, è estremamente significativa. E dunque, io penso che, per rispondere alla sua domanda, sono due le ragioni. La prima, e tutte e due attengono alla mancanza di conoscenza. La prima è che i giovani non sanno esattamente cosa significa lavorare in questo mondo. Ma, se posso, anche voi non sapete cosa l'università può veramente offrire per motivare i giovani. Quindi oggi io vi dico due parole, ma sono disposto a confrontarmi con voi più in modo maggiormente verticale per entrare nel dettaglio. Cioè, io ho sentito parlare diversamente, già a partire da ieri sera in quella bellissima cena sociale, ho sentito parlare solo e unicamente di ITS. Altrettanto ha fatto anche il ministro Gelmini. Ma in realtà ci sono altre possibilità formali di collaborazione. Io personalmente ho curato l'istituzione di una laurea in alto apprendistato con Enel nel mio collegio didattico. Che significa? Che Enel assume a tempo indeterminato 15 ragazzi l'anno che seguono l'ultimo anno della laurea triennale, della mia laurea triennale, in un percorso che viene modificato e condiviso, per cui 27 su 60 CFU dell'ultimo anno sono erogati in azienda. Cioè non vanno a fare il tirocinio in azienda, studiano macchine elettriche, impianti elettrici, sicurezza elettrica in azienda, su programmi condivisi con l'università. In questo modo loro accederanno in un modo privilegiato nel sistema industriale, in particolare in Enel. Se insieme con voi noi riusciamo, con Roma 3, con tutte le università che volete, perché il sistema universitario italiano, qui lo voglio dire, è un sistema di assoluta avanguardia, che si è modificato radicalmente, completamente diverso da quello che poteva essere di qualche anno fa, è estremamente competitivo, giovane ed aperto. Questo lo voglio dire pubblicamente, ne sono convinto, e questo vale per tutta l'Italia. Allora, se ci si confronta e si individuano dei percorsi di laurea triennali o magistrali condivisi che forniscono a voi delle competenze che servono effettivamente per voi, che motivano i ragazzi perché li fanno accedere a posizioni dirigenziali di crescita professionale, beh, può darsi che questo contribuisca. Poi parlo dell'esperienza della Regione Lazio, ma anche il Ministero ha finanziato numerosi dottorati per l'innovazione industriale. Questo è un altro strumento che in Italia si utilizza pochissimo, al contrario che nel resto del mondo. Cioè, non cerchiamo di emulare il modello tedesco del super perito. Io anche ho sentito parlare del sistema tedesco ITS per centinaia di migliaia di studenti. Puntiamo in alto. Puntiamo su figure estremamente professionalizzanti che aiuteranno a sollevare, a guidare in un processo di transizione delicatissimo come questo il mondo della logistica e della transizione. Grazie.